si è tenuta questa mattina presso l'Istituto Salvemini di Battipaglia l'iniziativa Diamo Radici alla Speranza, un evento organizzato dall'Associazione Marco Iagulli Onlus nella giornata mondiale contro il cancro infantile, che ha visto la piantumazione di alcuni melograni, simbolo dell'unione contro i tumori. I nostri alunni già da tempo sono sensibili a questa problematica. Il cancro è una bruttissima malattia e qualcosa che ci spaventa, e soprattutto in un bambino, che in un adolescente che si affaccia alla vita, è ancora più drammatica e disastrosa. Quindi siamo lieti di sensibilizzare i nostri ragazzi, di poter essere d'aiuto alle famiglie. La Presidente mi diceva che c'è questa associazione FIAGOP, che è un'associazione di genitori del ragazzo malato, che vanno supportati ed aiutati, perché veramente è qualcosa che cambia la vita. E loro ci dicevano che offriranno alla scuola la pianta di melograno, che è simbolo della vita e della speranza. Siamo qui per in rappresentanza come associazione federata alla FIAGOP, e voglio ringraziare personalmente la preside oggi che ci ha dato la disponibilità, veramente sempre molto sensibile da anni, con la quale collaboriamo veramente da tanti anni. In questa giornata saremo tutti vicino, tutti, per le famiglie che ogni giorno affrontano il viaggio della speranza, e io lo chiamo in un unico abbraccio oggi nel mondo. Saremo tutti vicino alle loro famiglie, ai loro bambini che soffrono purtroppo nelle corsie di ospedale. Oggi ci sarà, come diceva la dirigente, la pianta del melograno, che rappresenta un po' questa giornata. Dopo lo spiegheremo anche durante la cerimonia quanto è importante il melograno, che è un qualche cosa di contro il cancro. Quindi spiegheremo ai bambini anche questo, perché abbiamo scelto, perché la FIAGOP ha scelto la pianta di melograno, che sarà simbolo veramente di questa giornata.